questa interrogazione direi che ha quasi dell'incredibile, perché stiamo parlando di un accesso agli atti che va avanti da ormai un anno e mezzo. Un anno e mezzo fa inizio a fare accesso agli atti ad Expo per avere il verbale di un CDA, poi fanno altri CDA e quindi inizio a chiedere il verbale anche degli altri CDA. Ovviamente sollecito, poi risollecito, non ottengo questi verbali. Le stesse richieste le faccio anche ad Arexpo per verbali del CDA di Arexpo e continuo a non ottenere nessuna risposta. Una volta terminati anche quelli che erano gli strumenti del sollecito, mi appello a quello che è l'ente che deve mettere parola su queste questioni, che è il difensore regionale. Il difensore regionale mi dà ragione in entrambi i casi. Le due società, essendo due società pubbliche, sono tenute a darmi quei verbali. Era il 30 giugno per Arexpo ed era il 7 settembre per Expo. Oggi io ancora non ho quei verbali. Allora, visto che non ci capiamo evidentemente sulla questione, è ovvio che noi proseguiremo l'iter e non è intenzione nostra adesso aspettare che si vada in una commissione competente, che non c'è nemmeno in Regione Lombardia, e aspettare altri mesi e chissà che cosa. Ci rivolgiamo ovviamente sia a un avvocato amministrativista ma anche a un penalista e quindi proseguiremo nella nostra ricerca di questi due documenti che sembrano dei segreti di Stato. Se davvero non ci fosse niente in questi documenti, ci dovete spiegare perché non ce li date, perché le spiegazioni che lei ha letto e che ho letto anch'io nelle varie lettere che mi si sono state date da Azzone, dal Presidente Azzone, da Expo e via dicendo, non sono assolutamente sensate secondo i nostri avvocati. Quindi noi proseguiremo sia in ambito di ricorso al TAR che in ambito anche penale. Grazie. Grazie, consigliere Carcano. Naturalmente la facoltà di proseguire con azioni civili e penali è ovviamente pregiudicata. Io mi permetto solo di suggerire che a volte anche la modalità con cui si gestiscono le relazioni e si fanno le richieste può aiutare a sbloccare impasse che altrimenti si incagliano e diventano insuperabili.